hai raccolto il fiore più bello, ora è nelle tue mani. Sì, tu lo sai, però io ci tenevo tanto, l'ho cresciuto con tutto il mio amore, lo sentivo già mio. Solo adesso capisco quanto è profondo il vuoto di questa stanza, tra i ricordi più belli della sua vita vissuta con te. Resta qui, Signore, alzo le mie braccia al cielo, troppo grande il mio dolore. Certo, per questo io perdo la fede, o rinnego il nome tuo, perché io credo in te. Non capisco i motivi, neppure i perché di quello che mi succede. So soltanto che adesso più di ogni altro bisogno di te. Domenico e Maria del gruppo La Promessa di Torino, sono veramente contenti di essere in mezzo a voi questo pomeriggio. Questo era un canto, era una lettera che un pastore mi ha scritto, un mio carissimo amico, dove mi diceva che suo figlio di 22 anni in un incidente stradale non per colpa sua moriva. Ma non era tanto questo che mi colpiva, perché ci sono tanti giovani che muoiono per incidenti stradali non per colpa loro. Ma la fede che questo fratello attraverso questa lettera mi diceva: è vero, Signore, che tu oggi sei sceso nel mio giardino e hai raccolto il fiore più bello che avevo, ma c'è una promessa che lo rivedrò e potrò stare insieme a lui e più che altro insieme a te.